Siamo con Don Amilcare Zuffi, è il parroco del santuario della Madonna del Poggio di Persiceto ed è anche il moderatore della zona pastorale, appunto, che raccoglie le parrocchie del comune di San Giovanni in Persiceto. Diciamo, Don Amilcare, che la realtà della zona pastorale è una realtà che è già abbastanza consolidata nel vostro territorio. Sì, perché nel 2009 l'arcivescovo di allora, il cardinal Caffarra, propose alla nostra, quella che adesso chiamiamo zona, lui la chiamò unità pastorale, in quel cammino della pastorale integrata che era iniziata nel 2005 con la tre giorni del clero, inviando una lettera che leggemmo in tutte le messe festive di una domenica di maggio. Ecco, questo nuovo tipo di prospettiva e di collaborazione, quindi noi siamo partiti già da quel tempo, per cui ci siamo collaudati, è un cammino di 10 anni che comincia ad avere qualche segnale, qualche frutto, con tanta pazienza, ma anche con tanta disponibilità. Dunque, la zona pastorale coincide con il comune? Con il comune, sono 10 parrocchie. E attualmente sono 6 parroci, 2 sacerdoti che hanno già esercitato il ministero, che non sono più responsabili attivamente ma che sono di valido aiuto, poi abbiamo 8 diaconi permanenti. Beh, il persicetano è una terra che ha una sua cultura, una sua tradizione, anche una sua conformazione sociale abbastanza radicata. Sì, abbastanza, è ben definito, con delle realtà anche ben individuabili, ecco, con anche dei grandi doni. Non possiamo dimenticare che nel comune di, in questa zona pastorale, noi abbiamo la presenza di Santa Cleglia Barbieri, ma abbiamo anche la presenza del servo di Dio Giuseppe Fanin. Quindi anche da un punto di vista di realtà religiosa c'ha delle testimonianze molto belle. E poi c'è da dire anche che gradualmente il San Giovanni è diventato un punto di riferimento anche a livello amministrativo, civico, per cui c'è una ricchezza e questo comporta, ecco, anche le ricadute proprio per questo tipo di collaborazione e di lavoro insieme nelle varie parrocchie. Diamo uno sguardo alle parrocchie. Abbiamo detto intanto il capoluogo, dove c'è la collegiata. C'è, e quindi la collegiata. Allora, il capoluogo, ci sono 2 parrocchie, c'è la collegiata e poi c'è la parrocchia di San Camillo dell'Ellis, la cui chiesa fu dedicata dal cardinal Biffi dopo poco tempo che era diventato arcivescovo di Bologna. Poi dopo, per quanto riguarda il territorio del comune, abbiamo la parrocchia di San Matteo della Decima, poi abbiamo la parrocchia di Lorenzatico, di Zenerigolo, di Madonna del Poggio, che sono ormai da alcuni anni lavorano insieme in quanto hanno il medesimo parroco. Poi c'è la parrocchia delle Budrie e la parrocchia di Castagnolo, che hanno come punto di riferimento il medesimo parroco, la parrocchia di Tivoli, poi c'è la parrocchia di Amola. L'arcivescovo nella sua lettera pastorale ha individuato alcuni ambiti operativi. Quali sono intanto le piste che state perseguendo nella zona pastorale? Allora, noi partimmo quasi da subito per un cammino che puntava sulla celebrazione unitaria del sacramento della Cresima. E allora questo ha determinato che la celebrazione non fosse isolata, e quindi con questa realtà si è iniziato a prevedere la celebrazione all'interno di un percorso dell'anno della Cresima al quale tutte le comunità partecipano. Avendo poi un'unica celebrazione, prima si veniva tutti in cattedrale, poi adesso confluiamo tutti nel medesimo giorno in 2 celebrazioni diverse nella collegiata,
che anche si curassimo la celebrazione, quindi la costituzione di un coro che raccogliesse coristi dei diversi cori delle nostre parrocchie e che quindi partisse anche un itinerario di canti comuni e anche un po' di formazione insieme. Il prevedere la celebrazione della cresima all'interno di un cammino ha determinato le relazioni, i rapporti fra i vari educatori e quindi porre delle basi per poi continuare a lavorare insieme anche dopo la celebrazione della cresima e quindi un'attività dei vari catechisti dopo quella celebrazione della cresima e quindi negli anni delle medie, negli anni delle superiori. C'è da dire anche che la nostra zona pastorale è inserita in un vicariato che ha una sua unità e quindi oltre questo è un arricchimento ulteriore. Poi abbiamo cercato di attivare degli incontri unitari dei consigli pastorali parrocchiali per studiare e vedere anche lì alcune realtà. Una per esempio era quella di prevedere dei momenti comuni negli anni di cammino dei gruppi dei ragazzi che completano l'iniziazione cristiana. Poi abbiamo insieme riflettuto per avere linee comuni negli incontri dei percorsi con i genitori che chiedono i battesimi dei loro figli. Poi ancora si è cercato di valorizzare sempre di più delle presenze interparrocchiali che già c'erano e che quindi hanno avuto un loro ruolo e un loro peso. Vedi il centro famiglia di San Giovanni in Persiceto che collabora molto intensamente sia per quanto riguarda i percorsi delle coppie che desiderano arrivare alla celebrazione del matrimonio, sia per l'attenzione alle povertà e quindi un cammino di caritas insieme, anche di caritas, di formazione della caritas, altri percorsi che sono di supporto ai genitori per quanto riguarda un po' il loro compito educativo e quindi incontri specifici rivolti ai genitori. Anche il centro missionario persicetano ha un suo volto che era già interparrocchiale, quindi c'erano già diverse ricchezze e la realtà prima dell'unità pastorale, attualmente con il nome di zona pastorale, ha determinato che si intensificassero sempre di più queste realtà. Tant'è che nella nostra zona pastorale noi abbiamo già avuto la prima assemblea. Proprio perché, essendoci un cammino partito nel 2009, abbiamo ritenuto che ci fosse questa possibilità.